Salve ragazzi, nello scorso video vi ho detto che avremmo parlato presto di Halloween e infatti oggi eccoci qui. Lo scopo di questo video è quello di creare una raccolta di clip spaventose dal web per chiunque avesse deciso di passare Halloween a casa a guardare film e video inquietanti. Come al solito quindi, spegnete le luci perché stiamo per addentrarci nella parte più oscura di internet. Caricato su Reddit da questo utente, il video che sto per farvi vedere è riuscito a catturare una discreta attenzione e credo proprio di capire il perché. Sappiamo tutti quanto possano essere inquietanti le registrazioni dei baby monitor. Questi dispositivi riescono spesso a regalarci dei filmati che farebbero venire i brividi a chiunque e questo video ha particolarmente attirato la mia attenzione. Ho sempre pensato che le cosiddette orb non fossero altro che pulviscolo davanti alle videocamere, ma forse mi sbagliavo. Come potete vedere, in questo caso sembra che l'orb, o qualsiasi cosa sia, abbia una volontà propria. E guardate che cosa succede. Quando il bambino inizia a scalciare, l'orb si allinea alla sua gamba e ai suoi movimenti. Sembra quindi che sia proprio questa entità a tirare le gambe del piccolo. Ma ovviamente ciò potrebbe essere un'assurda coincidenza, giusto? Beh, poco dopo accade di nuovo la stessa identica cosa. Qualsiasi cosa sia quell'orb, sembra che ce l'abbia con quel povero bambino che stava dormendo tranquillamente. Di solito tendo a pensare che ci sia sempre una spiegazione dietro questi fenomeni, ma stavolta proprio non riesco a darmela. Quindi vorrei sapere qual è la vostra opinione riguardo questo video. L'unica cosa di cui sono certo è che sia una ripresa a dir poco agghiacciante. Non vorrei essere nei panni dei genitori che hanno registrato questo filmato. Prima di proseguire in questa spaventosa raccolta di video, vorrei rivolgermi a coloro che invece ad Halloween hanno deciso di uscire e mascherarsi. Ebbene, quest'anno abbiamo deciso di rendere disponibili le maschere ispirate alla nuova serie Netflix Squid Game. Le trovate linkate qui sopra e in descrizione, e saranno disponibili solo fino a domenica 10 ottobre. Quindi assicuratevi di dare un'occhiata, e soprattutto fatemi sapere se le indosserete. Scusate l'interruzione, ma era un annuncio che non vedevo l'ora di fare. Adesso possiamo tornare al video. La prossima clip proviene da un programma radiofonico albanese chiamato Club FM. Durante una delle loro dirette accade qualcosa di davvero strano. Mentre i due parlano, un giornale vola via dal tavolo, mosso da qualcosa di invisibile. Sot është sa është ai data 23 mars, është ende pjesa më e madhe jam pushim dhe po e shijojmë dhe një ditë mrekullueshme që është përjashta. Wow. In questo caso è davvero difficile provare a dare una spiegazione. I due sono sconvolti da ciò che hanno appena visto e sembra che niente avesse potuto muovere il giornale in quel modo. Non sembrano esserci fili o qualcosa di simile. E sicuramente una folata di vento sembra fuori discussione, dato che si trovano in una stanza chiusa. In ogni caso, un foglio non verrebbe mosso in quel modo. Poco dopo, l'uomo prende in mano il giornale per dare un'occhiata e sembra davvero scosso. Purtroppo, essendo in albanese, non riesco a capire ciò che dicono, ma vi lascio il link al video nella descrizione. Nel caso in cui qualcuno conoscesse la lingua, quindi, può farci sapere cosa è stato detto con un commento. Ma in ogni caso, se riuscite a trovare una spiegazione razionale a ciò che è successo, ricordate di farmelo sapere. Detto ciò, proseguiamo. Il seguente video è stato postato da un certo Gustavo Melendez su TikTok, diffondendo angoscia e paura alle oltre 900.000 persone che l'hanno visto. L'uomo inizia a riprendere quando, mentre sistema il giardino, fa una scoperta agghiacciante. Sotto un po' di terra, ritrova ciò che sembra un cranio. Non capisce come sia potuto finire lì,
Ma questo non è il motivo per cui il video ha suscitato tutto questo scalpore. Guardate cosa succede subito dopo. Improvvisamente, sembra che qualcuno inizi a bussare in modo insistente in una delle finestre dietro di lui. Si gira, ma non c'è nessuno. Pure all'interno dell'abitazione non c'è nessuno. Ma nonostante ciò, il rumore si ripresenta e si fa sempre più forte ed insistente. Molti credono che questo strano fenomeno sia collegato al ritrovamento del teschio in giardino. Si dice che lo spirito inquieto di quella persona sia stato disturbato dal dissotterramento del suo cranio e quindi abbia deciso di reagire. Qualunque sia la reale ragione, il video risulta assolutamente spaventoso. Ma come sempre, lascio decidere a voi se credere si tratti di un vero fenomeno paranormale oppure no. Pensate di aver avuto dei traumi infantili per via di qualche film o qualcosa di spaventoso che vi è accaduto? Beh, in questo video viene ripresa una bambina che sicuramente ha avuto un trauma più grande del vostro. La clip viene ripresa da una videocamera di sicurezza installata in questa casa in Messico e mostra una bambina che sta tranquillamente facendo i compiti. Improvvisamente, alcuni fogli si alzano e si spostano da soli. Probabilmente una folata di vento, giusto? Beh, guardate cosa accade dopo. Io non so se questo video sia stato architettato oppure no, ma sono sicuro che la bambina si ricorderà quel giorno per sempre. Fatemi sapere se pensate sia un video un po' troppo esagerato, oppure che potrebbe davvero aver ripreso qualcosa di paranormale. Questo video sarà davvero terrificante. Come dico sempre, la realtà fa più paura di qualsiasi film horror, e questo video ne è la dimostrazione. Postato su Reddit dall'utente Moist Butterball, il video riprende semplicemente un uomo sconosciuto che bussa alla porta della casa in cui abitano una signora e suo marito. È stato ripreso dalla videocamera del campanello, e ciò che è davvero sconcertante sono le parole che escono dalla sua bocca. Are you sure? Are you sure? I was just hearing your doorbell because I have a couple of questions. Are you sure? What? Are you sure? Ripete insistentemente le stesse cose senza senso, e il modo in cui le dice sono una delle cose più spaventose di questo video. Sicuramente lo sconosciuto non ha buone intenzioni. Infatti, continua a bussare e provare ad aprire la porta, mentre ripete le assurde parole. Ad un certo punto cede e sembra volersene andare. Ma l'uomo che si trova all'interno della casa usa il campanello per chiedere all'individuo chi fosse. La sua risposta fa venire i brividi. What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm gonna rape her and kill her. In poche parole, questo spaventoso individuo cercava la donna all'interno della casa per toglierle la vita. Ripete più volte le sue intenzioni e informa i proprietari di casa di essere armato. Poi improvvisamente se ne va, ripetendo le sue solite parole disturbanti. Ora immaginatevi di essere all'interno della casa ed assistere a questo macabro spettacolo. Per fortuna ne sono tutti usciti illesi, e secondo il sito web di 8 News Now,
La donna all'interno della casa ha avuto la prontezza di chiamare la polizia durante la visita indesiderata. Grazie all'aiuto dei social media, l'uomo è stato poi riconosciuto ed arrestato dalla polizia di Las Vegas quella stessa mattina. Sperando che l'inquietante intruso riceva la pena e le cure necessarie, vi invito a stare sempre attenti a chi bussa alla vostra porta e magari ad installare un dispositivo di sicurezza nel campanello. Anche oggi ho deciso di mostrarvi un punto bonus in questa lista. Come la scorsa volta, si tratta di una foto che ha sconvolto un'intera community di Reddit. L'utente che l'ha postata ha scritto: la mia ex ragazza ha mandato questa foto nella chat di famiglia per avvisare di essere arrivata in hotel sana e salva. Suo fratello ha risposto: chi è quello nello specchio? Ok, questo è inquietante. Come la maggior parte delle foto così, non abbiamo molte altre informazioni a riguardo, perciò risulta difficile provare a spiegare. Ma fatemi sapere quali sono le vostre impressioni. Chi o che cosa si nascondeva in quella stanza d'albergo? Purtroppo, anche oggi siamo giunti alla fine di questo video. Quale di queste clip ti ha spaventato o impressionato di più? Ricorda di farmelo sapere con un commento. Come al solito, io vi ringrazio infinitamente per aver passato il vostro tempo qui con me. E ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.